Storie di mare e luoghi simbolo, fotografie che ritraggono volti scavati dalle difficoltà della vita quotidiana, ritratti in bianco e nero di una Fano che non c'è più, se non nei cuori e nei ricordi di chi ha vissuto o è sopravvissuto ad un periodo, i primi del Novecento, fatto di privazioni e di fame, di gente di mare e marinai che lottavano non solo contro i marosi, ma anche contro la vita e il loro destino. Qualcuno è rimasto, qualcuno è partito, con il porto nel cuore e poi è ritornato. È nata questa mia volontà di impostare con i miei amici del Ridosso questa mostra dedicata alla famiglia. Questa è la storia di questa. La famiglia però intesa non solo alla famiglia come nucleo, padre, madre, nonni, figli, nipoti, ma a tutta la zona del porto, perché in realtà quelli che hanno collaborato con noi fanno parte di una famiglia, di una grande famiglia. Ma la grande famiglia del porto, la Repubblica, come viene chiamata dai lupi di mare, era fatta di uomini ma anche di donne. Donne forti e risolute sulle quali ricadeva il peso della famiglia quando gli uomini erano per mare. Donne con lo sguardo fiero e orgoglioso. Che tempi erano quelli in cui... Duri? Se la miseria portava via. Se non eravamo proprio poveri, ma insomma andavamo vicino a povertà. C'era anche però molta solidarietà tra di voi, vi davate tutti una mano un po'? Sì, sì, c'era la famiglia, ci si aiutava, sì, sì. E poi era una famiglia a casa mia, dei miei genitori, di mio padre specialmente, una famiglia molto religiosa, ci si aiutava molto, sì. I genitori non erano aperti come adesso, erano molto chiusi anche perché pensavano che ci avevano un soldo e via discorrendo. E quindi mio padre faceva il piccolo pescatore, poretto, l'inverno non lavorava perché c'era il tempo cattivo, il mare. Invece d'estate partiva, c'aveva una barca, un barchetto, una barchetta piccola, d'estate usciva fuori con la vela e alla mattina tornava con quel poco di pesce che si prendeva e lì bisognava razionare il soldo, la vita. Penso che mia madre sia stata veramente bravo quel momento. La mostra fotografica Le famiglie marinare del secolo scorso, di fianco alla chiesa di San Giuseppe al Porto, è la mostra di tutti e per tutti, che dice da dove Fano arriva e dove le sue famiglie l'hanno portata.